Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio farvi vedere come realizzare due semplicissime decorazioni pasquali utilizzando un tovagliolo. Io ho scelto questo nello specifico perché utilizzerò queste rose, del cartoncino che può essere tranquillamente utilizzato con del materiale di riciclo, potrebbe anche essere del cartone da imballaggio, quello che preferite. E questi colori stamperia, che sono il grigio chiaro, il rosa frappè e il bianco avorio, che sono dei colori che nel mio caso specifico si abbinano al tovagliolo, ma voi potrete utilizzare i colori che si abbinano col vostro tovagliolo. E poi praticamente cosa ho fatto? Ho ritagliato, io ho disegnato e stampato con la laser e poi ritagliato queste due uova, una più grande e una più piccola. Perché adesso vedrete, ma ho intenzione di realizzare una cornice da sovrapporre sopra l'uovo più grande. Partirei con il praticamente disegnare le mie uova sul mio cartoncino, che ripeto potrebbe benissimo essere della carta di riciclo. Io in questo caso ho questi fogli che utilizzo per fare le copertine degli album, ma si può utilizzare qualsiasi cosa. Allora, vado semplicemente con la matita a disegnare il mio uovo più grande in questo modo. Adesso vi faccio vedere il procedimento. Io li ho già realizzati, però così vi faccio capire come ho fatto. Quindi questo è il mio uovo grande e poi vado a disegnarlo un'altra volta qui di fianco, così. Perché voglio fare una cornice da poter incollare poi sul mio uovo. Quindi come faccio a fare la cornice? Ridisegno l'uovo grande e poi metto al centro la sagoma dell'uovo che ho stampato più piccolina, in questo modo. Lo centro e vado a fare la mia seconda sagoma con la matita. Ok. Una volta vedete disegnati uovo grande e cornice, vado a ritagliare. Io l'ho già fatto e il risultato è questo. Ne ho fatti due, quindi ho un uovo grande con la sua cornice e un altro uovo con la sua cornice. Fatto ciò, vado a colorare il mio cartoncino. Allora, ho intenzione di fare la base, dove andrò poi ad incollare il tovagliolo di questa tinta avorio, che è molto simile allo sfondo del mio tovagliolo. Mentre le due cornici le andrò a colorare, una con questo rosa frappè, che è uguale alla rosa più scura, e una con il grigio, per variare un attimino i colori. Quindi procedo con il colorare il tutto. Adesso ritaglio la prima rosa, ma mi lascio del margine in alto perché voglio riempire tutto l'uovo con le scritte. Adesso mettiamo la cornice sopra e deciderò come farlo. Quindi direi che
così potrebbe andare bene. Ok, quindi questo diciamo che è il primo, è la prima rosa, mentre la seconda rosa vado a tagliare di nuovo un altro pezzo di tovagliolo, recupero tutte le mie foglie in questo modo, così, e vado in questo caso a prendere la rosa più scura. Adesso vediamo se poi l'effetto, anche qui tengo la parte in alto delle scritte perché tanto quella intenzione di tenerla per riempire tutto l'uovo, taglio così e poi vediamo un attimino. Ecco, quindi l'idea è di mettere, ecco, la rosa così al centro. Ora cosa vado a fare? Vado ad incollare le rose e poi utilizzerò dei pezzi sempre di carta semplice con le scritte per chiudere tutti gli spazi che sono rimasti. Allora, innanzitutto vado a dividere il tovagliolo e vado a prendere solo uno dei veli, solo un velo. Vediamo un po', questo qui potrebbe averne ancora uno. Vado a prendere solo il primo velo del tovagliolo dove c'è il disegno, in questo modo. Sia di uno che dell'altro. Così. Ecco, e adesso vado ad incollare. Recupero uno dei miei pennelli, facciamo questo, colla. Allora, chiaramente mi prendo il mio riferimento per capire se va bene incollarla così. Direi di sì. Magari l'abbasso solo ancora un pelino così. Ecco, questo potrebbe essere l'ottimo. Quindi andiamo ad incollare. Metto giusto un pochino di colla sotto, ma non troppa. Tanto essendo il tovagliolo sottilissimo, in realtà basta già solo la colla che mettiamo sopra per incollare perfettamente il tovagliolo. Mentre con la carta di riso è sempre meglio mettere la colla sotto perché altrimenti si rischia che poi si scolla. Il tovagliolo è veramente talmente sottile che vedete, appena si appoggia la colla, subito si impregna tutto perfettamente di colla e quindi rimane perfettamente incollato. Così. E adesso vado a fare lo stesso per l'altro, anche qui decidiamo perfettamente dove va più centrata, così per esempio. Ecco, potrebbe essere così, perfetto. Quindi vado ad incollarlo in questo modo, così. Anche nel caso del tovagliolo, come dico sempre, ricordatevi comunque di incollare dal centro verso l'esterno in modo da far uscire tutte le bolle d'aria. Perché se fate il contrario, rischiate che poi al centro del vostro disegno si vengano a creare delle bolle che non riuscite più a togliere. Chiaramente tutte le parti che debordano, appena asciutto, andremo a ritagliarle. Adesso cosa vado a fare? Vado a riempire le zone che sono rimaste vuote con delle parti del tovagliolo con le scritte. Quindi vado ad incollare i pezzettini qui sul bordo, in questo modo, così, sia di qua che di qua. Qui su in alto forse no, ce ne va ancora un pezzettino perché se no si vede, quindi mettiamo
questo va bene così, tanto ok. Tanto poi c'è la cornice che coprirà il tutto, ok. Queste parti che sono state incollate dopo non si vedranno più perché andremo a fare le ombre sul fiore e quindi non si vede niente, ma casomai si vedesse qualche piccola imperfezione la possiamo eliminare. Adesso andiamo ad asciugare e andiamo a eliminare la parte in eccedenza sul contorno. Allora, una volta asciutto il tovagliolo con della semplice carta vetro andiamo ad eliminare le parti in eccedenza sul nostro contorno. Vedete che con la carta vetro si viene via immediatamente l'eccedenza e rimane perfettamente pulito il bordo. Se invece voi andate a tagliarlo con la forbice, rischiate di lasciare delle parti che fuoriescono. Invece così, in un attimo, voi togliete tutto e nello stesso tempo i bordi rimangono perfettamente puliti. Questo lo potete fare anche quando attaccate della carta di riso su delle scatole in legno. Per pulire i bordi procedete in questo modo, vedete che rimane perfetto. Andiamo a fare anche la stessa cosa sull'altro uovo, così. E anche il nostro secondo uovo è perfettamente scontornato. Ora vado a segnare con una matita l'interno della mia cornice. Faccio un segno leggerissimo, così da avere come riferimento. Faccio un segno su tutte e due le uova, così. In modo da avere così il riferimento di dove andare a creare una sfumatura che poi si vedrà sotto il mio anello. La sfumatura la creo con il color ombra, con il solito acqua e pennello a scalpello. Finite le sfumature, l'effetto quindi sarà questo. Vedete, una volta che noi andremo ad incollare, si vedrà la sfumatura leggera leggera intorno alla nostra cornice. Andiamo ad occuparci delle due cornici. Allora, voglio fare dei puntini con i colori invertiti, quindi sulla cornice grigia con il colore rosa e sulla cornice rosa con il colore grigio. Allora, per fare questo io utilizzo questo strumento, che è quello che utilizzo per lavorare i petali dei fiori, però potete tranquillamente utilizzare per esempio uno stuzzicadenti con la parte dietro piatta o qualsiasi altra cosa di appuntito per poter trasferire del colore.
queste sono le due cornici puntinate con i colori alternati. Adesso facciamo asciugare. Prima di incollare la cornice alle uova voglio ancora fare una cosa, sempre con il pennello a scalpello e in questo caso con il colore rosa scuro, che è il colore diciamo della rosa, voglio andare a creare delle sfumature per fare risaltare ancora di più la rosa. Le sfumature sono una cosa importantissima perché vi cambiano completamente il lavoro e quindi è una cosa importante imparare a farle e metterle quando si fa qualsiasi tipo di lavoro. La sfumatura nel dettaglio funziona così: si usa il pennello a scalpello, si bagna con l'acqua, non deve essere proprio gocciolante ma deve essere comunque bagnato, poi si bagna la parte alta della punta, così al contrario sul colore, in modo che rimanga solo la punta bagnata, e poi vedete quando voi lo appoggiate e lo appoggiate tutto completamente come funziona, che la punta lascerà il colore, la parte sotto che ha l'acqua creerà la sfumatura, in questo modo. È semplicissimo, basta solo un po' di allenamento, ma utilizzare le sfumature per abbellire i lavori vi assicuro che vi cambia la vita, perché cambia proprio l'effetto di tutto quello che fate. Sembra tutto più in rilievo, sembra tutto più bello, quindi è importantissimo utilizzarlo, imparare ad utilizzarlo, anche perché poi basterà seguire dove c'è già il colore, non dovete inventare voi dove andare a fare la sfumatura. Se utilizzate una carta tipo questa, ci sono già le parti più scure, quindi non vi resta che andare semplicemente ad accentuare la parte già scura della carta, quindi non è niente di complicato, insomma, potete tranquilla, lo può fare chiunque, cioè non ci vogliono delle doti particolari come dipingere senza nessun riferimento sotto, quindi qui avete il riferimento, per cui si tratta solo di dare un pochino di sfumatura in modo da far uscire un pochino di più il disegno, così. Qui è già scura la rosa, quindi necessita meno, però piuttosto faremo il contrario, andremo a mettere un po' di bianco in modo da fare risaltare le parti più chiare. Quindi stessa cosa, bianco, così, perché come si dà l'ombra con la sfumatura si crea anche la luce, che è altrettanto bella e importante. Quindi in questo caso, per esempio, noi andiamo a creare un po' di luce sui nostri petali. Visto che è molto scura, andiamo a tirar fuori la parte più chiara, in questo modo qui. Anche qui, per esempio, dove c'è il bianco, possiamo andare ad accentuare un po' di più il colore. In questo caso qui. Poi, con il colore ombra che avevo usato prima, vado a fare lo stesso sulle foglie, in modo da metterle un po' in risalto, in questo modo, così. Prima di attaccare le mie cornici sull'uovo faccio ancora una cosa: passo il distress, questo grigio, su tutti i bordi sia dell'uovo che della cornice, in questo modo qua, una passata molto veloce dappertutto. Adesso possiamo andare ad attaccare le nostre cornici sull'uovo, in questo modo, così.
Incollata la cornice al mio uovo vado a fare un buco. Io utilizzo l'attrezzo per fare i buchi alle cinture, ma voi potete utilizzare quello che avete, volendo anche semplicemente un punteruolo, qualsiasi cosa. Vado a bucare al centro della mia cornice in questo modo. Uno e due. Così. E adesso voglio fare dei fiocchetti da incollare in questo punto. Allora, per fare i fiocchetti faccio in questo modo. Allora, utilizzo sia del pizzetto che dello spago. Lo spago perché? Perché, allora, innanzitutto per legare le mie uova fuori dalla porta, pensavo di fare in questo modo. Allora, realizzo due allunghe di misura diversa. Quindi faccio così, faccio il nodo. E chiudo. Allora, ne faccio due di misura diversa perché voglio che praticamente fuori dalla porta le uova stiano in questo modo. Quindi ne faccio uno un po' più corto e uno un po' più lungo. Poi con quel nodo praticamente che si può col nodo che si può disfare, uno si regola l'altezza una volta che monta il fuoriporta. Poi in modo che rimarranno poi più o meno messi così, uno sopra l'altro, ma uno più lungo, uno un po' più corto, oppure uno sopra e uno sotto, adesso poi vedrò. Comunque, dicevo, adesso vado a fare due fiocchetti da incollare, quindi utilizzerò anche lo spago perché richiama lo spago che ho utilizzato per appenderli. Per fare i fiocchetti faccio in questo modo. Allora, vado a creare semplicemente un fiocco così, in questo modo qua. Poi, faccio lo stesso col mio spago, lo vado a sovrapporre così. Semplicemente così. Poi taglio le parti in più qui e qui e ora con un pezzo di spago vado a legare il tutto. Ne lascio un pezzo più lungo perché poi mi servirà per legare. Esatto, vado a chiudere in questo modo qui e vado a fare il nodo. Così. Vado a tagliare i due fili, li posso tagliare anche cortissimi in modo che non si vedano, tanto ho fatto il nodo. In questo modo ho creato, vedete, un fiocchetto che rimane vaporoso. Così. Che vado ad incollare in questo modo sopra il mio uovo. Anche il lavoro di oggi è terminato, vi faccio vedere le uova nei particolari più da vicino.
Io li utilizzerò come fuoriporta, ma volendo si possono tranquillamente appendere in qualsiasi posto della casa per dare un po' più l'aria festosa della Pasqua. Come dico sempre, se avete dubbi o domande scrivetemi e cercherò di rispondere più in fretta possibile, oppure se vi fa piacere lasciatemi semplicemente un like o un commento per farmi sapere se anche questo video è stato di vostro gradimento. Voglio ringraziare gli iscritti al mio canale perché ormai siete tantissimi, ogni volta che pubblico un video mi dimostrate tutto il vostro affetto e questo mi rende veramente tanto felice. Anche per oggi abbiamo finito, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!